Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questa pausa nazionale di Juve bisogna un po' sempre parlarne. Oggi voglio parlarne, ma chiaramente andando ad analizzare alcuni commenti di altri juventini sotto un post di una certa cantante, che poi andrò a dirvi chi è. E insomma, giusto per tenere il clima sempre ben teso, perché chiaramente va tenuto. Detto questo, vi mando la sigla, poi iniziamo e vi dirò tutto per filo per segno. Allora, venerdì Francesca Michelin, cantante affermata italiana, bravissima secondo me, anche molto carina, tra l'altro è molto migliorata, quindi lancio la sarda in direzione di Francesca, nella speranza che veda questo video, ha praticamente scritto questo tweet. Oggi suoniamo a Torino, è riferito a venerdì, credo. Forza Juve fino alla fine, ma se c'è qualcuno che ti fa torto, stasera gli dedichiamo comunque un pezzo con grande amore. Allora, è un tweet simpatico, cioè, in buona fede, senza... Boh, un bel tweet, di quelli che vorrei sempre leggere, perché chiaramente fa riferimento al Toro, alla rivalità, così, ma in modo molto tranquillo e pacifico, con una bellissima foto di lei con la maglia della Juve, credo di 3 anni fa, credo che sia l'anno in cui siamo andati in finale nel 2015, per quella verde fluo. E insomma, un tweet così, visto che suonava a Torino, e quindi Juventina lei, e chiaramente sono anche i cugini del Toro. Detto questo, ovviamente i commenti, i tweet di risposta non sono mancati, quelli che ho screenato sono quelli che trovate fino a da sabato mattina, però chiaramente da sabato mattina in poi ci sono molte ore ancora di distacco e chiaramente qualcosa è successo. E leggiamo un po' quello che è stato scritto, tenendo conto che parliamo di una ragazza bravissima, bellissima, che ha scritto un tweet simpatico, quindi non credo, non vedo perché poi dire delle cose, ma iniziamo con un bel Juve merda, perché chiaramente proprio Juve merda è proprio l'incipit per iniziare qualsiasi video in cui si parla di anti-juventini. Poi c'è come mi sei scesa, cioè perché chiaramente, visto che è Juventina, chiaramente mi sei scesa perché valevi 100, adesso vali sicuramente meno perché sei Juventina. Veramente, veramente una cosa bruttissima. La maglia della Juve non ti fa onore, capito? Non fa onore avere la maglia della Juve, pensate che cosa, è una maglia di una squadra di calcio che tifa, non le fa onore, quindi bocciata, bocciata. Poi parliamo della geografia. O sono partite dal lontano sud 3 giorni fa con le loro carovane, o Gobbe e Torino ne vedrai ben pochi pochi. Chiaramente il solito discorso sul fatto di essere Torino solo Granata, poi chiaramente puntualmente quando c'è il derby, se sono una squadra che statisticamente vince di più, ma non diciamo quale sia. Dovevate suonare a Catanzaro, mi sa, altro riferimento alla geografia, contando che comunque i 14 milioni di juventini sono a Catanzaro. Ora non so quanti abitanti abbia Catanzaro, ma mi pare che 14 milioni sono un po' troppo anche per una città di una metropoli in giro per il mondo, figuriamoci per una città come Catanzaro in Italia. Quindi chiaramente tutti a Catanzaro, i juventini. Hai perso 1.000 punti, è un'altra chiaramente mi sei scesa, no? Ma anche qua hai perso 1.000 punti, ma da una persona che come la Michelin che ne vale 100.000, 1.000 punti, vabbè chi sarà mai insomma. Ma bruciala quella maglia, ovviamente brucia la maglia perché chiaramente in modo molto tranquillo la maglia della Juve va sempre bruciata. Che tristezza, veramente triste, postare una foto con la maglia della Juve, molto triste, soprattutto anche perché il tweet era veramente offensivo, quindi chiaramente molto triste. Ridicola, ovviamente con lo stemma del toro per marcare benissimo il tifo, giusto per capire di cosa si tratta, questa donna, che tra l'altro, che dà della ridicola a una sua pari, perché espone insomma un sentimento di juventinità in modo anche molto pacifico e molto bello, anche in confronto dei cugini del toro che la prendono veramente non bene. Va che canti a Torino, non Reggio Calabria, toglila quella maglia. Dopo Catanzaro il tour continua a Reggio Calabria, quindi sto chiedendo se i 14 milioni forse sono suddivisi e forse già sarà un po' più verosimile, ecco, diciamo così. E quindi e questo è tutto. Ovviamente un tweet come quello da Michelin, come detto è veramente un tweet tranquillo, pacifico, senza voler offendere nessuno, ha scatenato un po' la foga di qualche altro juventino. Diciamo che questi qua sono quelli più estremi, anche se in realtà sono poco offensivi, anche se sono tanti luoghi comuni che spesso troviamo, cioè il fatto che i juventini sono tutti quanti meridionali, di Reggio Calabria e Catanzaro, cioè calabresi particolarmente, questo perché chiaramente viene visto, non so, qualcuno ha qualcosa contro la Calabria, evidentemente sembra che associare la Juventus alla Calabria sia una cosa brutta, in realtà ci sono calabresi, io sono veneto, sono juventino, quindi nessuno mi ha detto niente, non ho mai capito perché. Detto questo non credo che sia un male e tutte le squadre, le grandi squadre, sono chiaramente, hanno tifosi da tutte le parti d'Italia, l'Inter e il Milan ce li hanno anche a Catanzaro probabilmente. E poi tutte le cose, ridicola, la tristezza, mi sei scesa, come se poi io ovviamente ho tanti, sono fan di tanti cantanti, tanti personaggi famosi che palesemente dicono sul loro tifo, penso a Max Pezzali che è interista, io adoro Max Pezzali, e
mica gli dico niente se fa una foto con la maglia dell'Inter, anzi ben venga, cioè ci mancherebbe. Poi fortunatamente tifo anche, tifo, mi piace anche la Mazzotti che è juventino, mi piace anche Baglioni che è romanista, quindi veramente, cioè, semplicemente che questi qua cantino e trasmettendo le emozioni, e sicuramente non vado a commentarli così solo perché magicamente spunta che sono di qualche fede calcistica diversa dalla mia. Detto questo ragazzi, questa è una degli esempi, ma quando si parla di Juventus veramente tutti si sfogano in tutti gli ambiti, perché qua chi segue il Twitter di Francesca Michelin sono anche persone che veramente non fa musica, fa musica comunque per un pubblico molto giovane, quindi chiaramente fa un po' spesso che la gente può leggere così, anche se poi ci sono qualche ragazza più grande e così via. È una ragazza che ha messo una foto, tra l'altro è molto bella, ripeto, quindi poteva anche mettere la foto con la maglia dell'Inter, mi sarebbe andato benissimo. E in cui fa neanche uno sfottò, ma fa insomma, un commento veramente molto simpatico nei confronti dei cugini del Toro, che ovviamente anche tra di loro qualcuno avrà assistito al concerto, sperando che sia andato bene, nessuno abbia fatto commenti riguardo al concerto. Detto questo, forza Juve e grandissima Francesca Michelin, che è dei nostri, e continua così, perché chiaramente di fare una squadra non credo che sia un male, qualunque essa sia, questo è il mio pensiero. Forza Juve come sempre, quindi qua non ci casca veramente, non ci piove. Speriamo. E alla prossima. Ciao. Paura, paura.